rombo di motori e via. È stato inaugurato così in pista il nuovo circuito di Agugliano in provincia di Ancona. Il parco dei motori della Chiusa, ideato e voluto da Bruno Cingolani, non nasce con una vocazione specifica, ma è una pista sia per minimoto che per kart, come ci ha spiegato lo stesso Cingolani. Parco dei motori La Chiusa, una nuova pista veramente molto bella con il signor Bruno Cingolani, quindi un nuovo inizio e anche la previsione di allargare ancora questo circuito. Sì, abbiamo la previsione di allargare altri 500 metri per far girare anche le auto. Quindi diciamo che questa pista non sarà dedicata soltanto ai kart ma anche alle minimoto e in previsione anche alle auto. Auto, minimoto, motarde, supermotarde, tutto quello che è motore. E per quanto concerne invece poterla provare, poter essere qui, quali sono le modalità per poter venire e quindi provare la pista? Noi siamo aperti tutti i giorni, dalla mattina alle 9 fino alla sera, mezzanotte, l'una, anche l'una e mezzo. È un'associazione sportiva, quindi ci vuole una tessera WISP, pagano una tessera e vengono a girare quanto vogliono. Quindi è una pista privata, noi faremo delle manifestazioni, delle gare interne nostre in cui il socio può partecipare. Piloti e gli appassionati accorsi ad Agugliano per provare la nuova pista che con i suoi 880 metri di percorso è stata progettata e concepita seguendo la pendenza naturale della collina che a detta degli esperti riserva ottime curve e sicure emozioni. Siamo qui al Parco dei Motori con due piloti che hanno appena provato la pista, quindi sentiamo quali sono le prime impressioni di questo nuovo circuito. Le impressioni sono positive, anzi molto positive, perché la pista mi è subito piaciuta, molto veloce, ricca di sali scendi, veramente bellissima, veramente molto molto bella. Nel concepire il circuito si è dato privilegio al fatto di seguire l'andamento proprio della collina, quindi le curve sono piuttosto naturali, questo si sente nella guida? Sì, è una guida molto, bisogna essere molto puliti perché altrimenti si va a infierire sul tempo sul giro, quindi bisogna capire dove entrare, se entrare prima o dopo. E bella, è molto, molto bella, è stato un bel progetto. Quali sono i punti che danno maggiore emozione? C'è il cavatappi, poi soprattutto è molto difficile la chicane artificiale e poi alcune curve dove è che ancora la pista è sporca e quindi è difficile fare la giusta traiettoria. E invece per quanto concerne chi volesse avvicinarsi insomma a questo sport, consigli un circuito di questo tipo? Sicuramente, perché è un circuito che comunque chi si avvicina a questo sport è ricco di curve molto anche particolari, cioè in contropendenza con sali scendi, quindi un circuito diciamo che qui intorno non ce ne sono uguali a questo, quindi sicuramente da provare. Il Parco dei Motori della Chiusa di Agugliano non è soltanto sinonimo di motori e spazio a vocazione maschile. Infatti è un luogo anche per le famiglie e gli accompagnatori dei piloti, con punti di ristoro e una zona verde fresca ed accogliente. In realtà vediamo che qui è dedicato a chi ama i motori, questa pista, questo spazio, ma non soltanto a chi corre, anche a chi vuol stare qui, le famiglie, tutti gli accompagnatori, quindi un posto accogliente in cui trascorrere anche delle ore piacevoli. Sì, abbiamo fuori un bel parco con degli attacchi luce, acqua potabile, quindi qualsiasi roulotte o camper può parcheggiare, ristorante e un piccolo bar qua al nostro.
Il parco dei motori della Chiusa, che è andato ad ampliare e sostituire il crossodromo La Chiusa, aspetta ad Agugliano, Ancona, tutti gli appassionati di motori in una pista nuova di 880 metri con curve a cavatappi ed emozioni assicurate. Anywhere I please.